proprio sull'argomento vacanze, vacanze estive, caro Giovanni, voglio approfondire con il nostro amico Fabrizio Santorso, la presidente di FIBA Confesercenti Puglia, che intanto saluto. Ben trovato, buongiorno, la vediamo sorridente, ci fa piacere. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, parlavamo prima di straforo, ovviamente, con un argomento collaterale di vacanze estive. E ora mi chiedo, siccome l'altro giorno leggevo sul Sole 24 Ore che c'è una frenata del meno 30% del turismo, soprattutto per il caro prezzi, volevo chiedermi, visto che lei è un esperto di turismo balneare, ma come sta andando in Puglia il turismo balneare, così come sta andando nelle città d'arte dove si dice che c'è una frenata del 30% o comunque va a gonfie vele? Dunque, la domanda vuole più risposte, cercherò di essere il più breve possibile. Certo. È un momento in cui, diciamo, un momento di crisi, inutile negarlo, in cui chi ha i soldi continua a tenerli e continua a guadagnare, però, succede che anche chi ha disponibilità di spesa sta più attento in questi momenti. Quindi, in un lido dice: io ti sto dando 50 euro, 100 euro, tu che mi stai dando? Mi conviene, non mi conviene. E quindi c'è questa querela sui prezzi che è una cosa che è la scoperta dell'acqua calda. Ci sono dei lidi, delle situazioni che non danno servizi e soltanto perché sono di moda, perché si affacciano su un mare bello, come quello che vediamo qui nelle immagini, esigono un prezzo ingiustificato. Ma voi la notate questa Anni fa è stato. frenata? Voi la notate questa frenata, Santorso? Allora, ci sono alcune strutture, come la mia mi consente di dirlo, che mantengono un rapporto qualità-prezzo, che è la cosa fondamentale, interessante e conveniente per l'utente. Quindi l'utente dice: sì, mi conviene, spendo qualcosa in più, eventualmente fosse così, però voglio, insomma, tutto quello che richiedo mi viene dato, o comunque il prezzo è adeguato. Il problema è su strutture che chiedono prezzi. Allora, a capitolo, ci sono strutture che chiedono 160 euro per due lettini, un ombrellone, più 10 o 15 di parcheggio. Cioè, 170 euro sino a qualche anno fa era una camera d'albergo. Non puoi pretendere quella cifra per una giornata al mare. Chiaramente poi ci sono dei giornalisti che ci ricamano su e dicono: 600 euro al giorno per una famiglia per andare al mare. Certo, ma poi leggendo l'articolo leggi che c'è scritto, c'è, cioè, in mezzo a quella cifra il volo andata e ritorno da casa, l'albergo, le cene, cioè, quindi ci stanno un po' ricamando tutti quanti sopra. La soluzione c'è ed è depositata alla Regione da 5 anni. È una legge che classifica innanzitutto i lidi, nel senso che la legge per i lidi è già stata fatta e classifica i lidi in base ai servizi: 1 stella servizi base, 5 stelle servizi extra lusso, con tante cose che sono delle coccole per il cliente. Più servizi, più stelle e eventualmente maggiore costo. Quindi la persona già dall'insegna riesce a capire dove gli sta approcciando. Questa legge non sarebbe stata soltanto per i lidi, ma sarebbe stata poi a catena su tutta la situazione, la catena paralberghiera, quindi agriturismo, B&B, case vacanza, con delle classificazioni chiaramente differenti, non soltanto sui servizi, ma anche sulle superfici disponibili, eccetera, eccetera. Purtroppo c'è chi fa il furbo. Per esempio, i lidi che hanno il 95% del loro incasso con i tesserini, con gli abbonamenti, e dicono: a me cosa serve il personale che parla inglese, sono tutti quanti del posto, oppure a me che serve il wifi, ce l'hanno a casa, e così via. Quindi non si è fatto nulla. Il servizio è fondamentale, le coccole sono fondamentali per una persona che viaggia. La persona potrebbe stare a casa, andare al mare libero, cioè fare dei viaggi molto più brevi. Se viaggia è perché vuole emozionarsi, vuole rilassarsi, e chiaramente, se deve spendere cifre pazzesche e non avere neanche quello che richiede, è ovvio che da noi non torna più. Ecco, ma è un fenomeno che è andato in recrudescenza quest'anno o è sempre esistito in maniera latente anche negli anni passati? È sempre esistito, hanno fatto la scoperta dell'acqua calda. Allora, la mia risposta è: la puccia a 26 euro non te la comprare, mica te l'ha ordinato il medico. Cioè, è una cosa che, voglio dire, soltanto, scusatemi, soltanto un cretino va a comprare una puccia a 26 euro, a meno che non ci sia sopra caviale e ostriche, non so quanto possa essere buona, ma è una situazione che
diciamo, attira chi vuole farsi la fotografia e metterla su Instagram per dire che ha pagato 26 euro una puccia o una frisa a 20 euro, non ha senso. Quindi quelle situazioni di prezzi esagerati, quel signore di Pescolusi che ha fatto una scelta sua legittima e sarà il mercato a dargli ragione o torto, di togliere tutti gli ombrelloni che aveva e mettere 10 o 12 gazebi a 1000 euro l'uno, li venderà, non li venderà? Non sono problemi nostri, non sono problemi della popolazione in genere, compreso me che faccio l'imprenditore. Se riuscirà sarà stato bravo, se non riuscirà... Santorso, per chiudere e ritornare sulla domanda iniziale, ma quindi questa frenata voi del turismo balneare pugliese l'avete sentita oppure no? Abbiamo analizzato le cause, ma poi gli effetti ci sono davvero? Allora, diverse le concause. Innanzitutto l'innalzamento per questioni di carburanti e di altro, dei prezzi dei voli in entrata. Siamo stati fin troppo ben abituati, lo sappiamo anche noi che abbiamo viaggiato un pochino, con i voli low cost, veramente low cost, e quindi c'è una frenata da parte di una classe media estera che ha difficoltà, nel senso che sta trovando i prezzi dei voli molto superiori. I voli sono stati anche ridotti come numero. La classe media italiana sta sentendo e subendo una contrazione ovviamente nel consumo, perché è tutto aumentato, perché se aumentano i carburanti aumenta l'energia, aumenta a catena tutto quanto, le materie prime sono aumentate, lo stipendio che noi diamo ai nostri ragazzi deve essere più alto perché i ragazzi si muovono in macchina, è tutta una situazione che ha visto aumenti, ma soprattutto noi ci siamo ben abituati con anni e anni di inflazione a zero. Questo è il primo anno in cui l'inflazione è salita e ovviamente insieme all'inflazione salgono i prezzi. Erano anni che noi non ritoccavamo i prezzi, semplicemente perché non c'era bisogno, perché tutto quanto era invariato e quindi non aveva senso aumentare i prezzi se non aumentavano i costi. Quindi questa cosa ci sta toccando da vicino. Ripeto, il rapporto qualità-prezzo è quello che governa tutto. La gente comunque va in vacanza, ci sarà meno gente, la torta si sta restringendo, le fette sono più sottili. Benissimo, cerchiamo di fare un mea culpa di alcuni che stanno aumentando i prezzi senza motivo, perché la Puglia tira, perché la Puglia è bella, lo sappiamo che la Puglia è bella, ma se tiri troppo la corda si spezzerà e allora accadrà un terremoto che farà cadere tutti quanti quelli che hanno fatto i pirati e rimarranno pressoché intatti e invariati quelli che si sono comportati bene. Grazie Fabrizio Santorsola.